Benvenuti nel Portal Termico, insieme vedremo la fase di compilazione dell'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi a pompa di calore. Questa scheda è costituita da 3 sezioni: dettagli dell'impianto termico, emissione e regolazione e rendicontazione dei costi. Vediamo insieme come si fa. All'interno della scheda intervento dobbiamo inserire la data di conclusione dell'intervento e quindi la data dell'ultimo pagamento. Nella sezione impianto termico dobbiamo indicare la quota di energia producibile eccedente le prescrizioni del decreto legislativo 28 del 2011, inserendo 100 se l'edificio non è soggetto a vincoli. A questo punto selezioniamo il generatore da sostituire e inseriamo quello nuovo. Clicchiamo su Aggiungi sistema ibrido e a questo punto inseriamo i dati relativi alla pompa di calore. Tutto quello che il sistema richiede va naturalmente compilato, l'alimentazione, la potenza termica, il variatore di velocità, il COP, la marca, il modello, il numero di matricola. Procediamo con OK e successivamente inseriamo i dati relativi alla caldaia a condensazione, quindi la potenza termica, il rendimento, il combustibile, la marca, il modello, il numero di matricola. Procediamo con OK e è possibile eventualmente eliminare o aggiungere nuovi sistemi. A questo punto proseguiamo nella sezione emissione e regolazione, andremo a indicare il tipo di terminali di emissioni, la temperatura media del fluido termovettore e procediamo infine con la rendicontazione dei costi. Indichiamo il totale, poi l'imponibile, l'IVA e a questo punto diamo indicazione della modalità di pagamento utilizzata, il bonifico, la carta o eventualmente una soluzione mista. Dobbiamo infine spuntare l'opzione se l'IVA abbia rappresentato un costo. Diamo conferma delle informazioni che abbiamo caricato, facciamo la verifica di conformità al decreto e procediamo con il salvataggio dei dati. Conto termico 2.0. L'efficienza è un'arte.